Ciao ragazzi, eccoci qui per il trick di oggi. Vi avevamo anticipato che il trick della settimana scorsa sarebbero serviti per aiutarvi nella realizzazione di questo trick. Infatti zampa e batti 5 aiuteranno tantissimo nella realizzazione di fai ciao, che è il trick di oggi. Oggi farò questo trick con Gaia. Gaia, prima di diventare sorda, lo è diventato un paio d'anni fa per vecchiaia, lo sapeva fare molto bene. Però ovviamente, non avendo più il comando vocale, deve ricominciare tutto da capo e questo esercizio per lei va molto bene perché appunto prevede un comando molto gestuale. Vediamo un po' insieme come affrontarlo in piccoli passaggi. Per prima cosa sarà necessario rivedere il batti 5. Gaia? Batti 5. Ok. Gaia? Batti 5. Molto bene. Una volta fissato questo primo comportamento, ci alziamo in piedi e richiediamo la stessa cosa. Batti 5, Gaia. Ok. Vedete come la difficoltà sta nel fatto che il cane proverà a fare questa cosa una volta e non due. Dobbiamo giocare sul fatto dell'equilibrio. Non arrivando alla vostra mano, cercherà di riprenderlo un'altra volta e quindi farà questo due volte. Non appena lo fa due volte, premiate. Batti 5. Bravissimo, amore! Ok. Ciao, ciao. Bravissimo, amore! Molto bene. Ripetiamo. Ciao, ciao. Bravissima, ok. Fai ciao. Fai ciao. Fai ciao. Molto bene. Ok, vedete che ci sta che tra una ripetizione e l'altra il cane vada in confusione e non faccia quello che fino al secondo prima ha fatto bene. Ci sta, non premiate quel comportamento, aspettate che arrivi quello desiderato. Fai ciao, Gaia. Molto bene, bravissima. Fate attenzione se avete il cane troppo vicino a voi, farà fatica, e attenzione se lo fate in giardino a non essere contro luce, altrimenti farà fatica a vedervi e renderà più difficile l'esercizio. Molto bene, ok. Se quando gli chiedete il comando non lo fa e fa fatica, o comunque vedete che non emette il comportamento, ritornate nella posizione iniziale, fate un passo indietro e richiedete, perché comunque rimanere in una posizione statica non le farà capire che cosa avete chiesto. Quindi ritornate in questa posizione e richiedete il comando, vedrete che andrà meglio. Una volta che avete imparato benissimo questa cosa, potete provare a mettere il cane in fianco a voi e salutare insieme. È più difficile, chiaro, perché ovviamente quando non c'è il contatto visivo è tutto molto più difficoltoso con i cani, ma ci potete provare. Yaya, yeah, yeah. Fai ciao. Bravissima. Yaya, yeah, yeah. Fai ciao. Molto bene. Inizialmente, per rendere più facile la cosa, vi potete mettere una in fianco all'altra, ma mantenere il contatto visuale in modo tale che avrete comunque ancora un aiuto, fino ad arrivare ad essere proprio una in fianco all'altra. Ovviamente per me con Gaia è molto più difficile perché lei, non sentendo, non riesce a sentire il mio comando. Per voi vedrete che sarà più semplice. Gaia, salutiamo? Ciao ciao! Ok! Io alla preside vi salutiamo e vi ricordiamo che aspettiamo i vostri video trick per il contest entro giovedì. Non mi ricordo che giorno è giovedì in questo momento. Giovedì sera, non lo so, lo scriverà sotto Ricky. ho perso la cognizione del tempo. Divertitevi, a prestissimo. Ciao!